Nell'angolo per Melli, prova ad attaccare Michi, uno contro uno, giro in corsa per Melli, la finta di Nicolò Melli. E allora si va dall'altra parte con Napier per il tiro da tre, anche di Shabazz Napier. Tira giù il braccio, ovviamente un fallo evitabilissimo. Barron riceve da Heinz che poi gli porta il blocco, Barron per il tiro da tre. Già dalla parte opposta, si ferma però perché la difesa della Virtus rientra sempre a una velocità pazzesca. Allora Melli l'attacca con un Eurostep, prende e tira il cross per Abbas, il pallone conquistato da Melli, si rimane sul più 7 per Bologna, prova a farsi sentire il forum, parte Napier, lo scarico ancora per Voigtmann, terzo tiro da tre per il tedesco. Voigtmann prende posizione, c'è Hackett, vediamo se attacca Voigtmann. Daniel Hackett lo fa, sbaglia però, prende il rimbalzo in difesa proprio su Barron, pallone nell'angolo per Scelza, arresta il tiro di Shevon Scelza. Cebellinelli dal blocco non riesce a tirargli, strappano il pallone Scelza e Barron, Scelza va dall'altra parte, poi arriva per il tap-in a rimorchio. Giusto, giusta osservazione Paolo. Barron non trova spazio per il tiro, Hall parte l'uno contro uno. Devon Hall! Bologna torna a segnare riportandosi avanti di 3 dopo il canestro di Cordinier. Voigtmann dalla lunga distanza! Da 3 rispetto a quanto visto nel primo quarto. Scelza prova a partire, pronto l'aiuto di Jaite, sempre pronto a recuperare. Scelza stavolta è più forte. Bellinelli sul playmaker statunitense, si incrocia Voigtmann. Barron rimane lì, si alza per il tiro da tre. Billy Barron, allenato da Sergio Scariolo, la giocata 2 con Michi, intervento difensivo di Scelza, palla recuperata, Scelza va dall'altra parte con Milano in avanti. Napier guardato negli occhi proprio da Hackett, sotto canestro prova a liberarsi, è uscito dai blocchi Barron, esce, arresto e tiro in sospensione. Hackett prova ad andare fino in fondo, appoggia il sottomano, sbaglia però, allora raccolto da Voigtmann, quindi Barron che fa saltare Teodosic per il tiro da tre. Sale Voigtmann, poi si allontana, Schiltz prova ad attaccare Ugelei fino in fondo, tiene bene Ugelei, allora si alza, tira in sospensione Schiltz. Arriva Barron, raccoglie da Melli che poi gli porta il blocco, rolla, va nel pitturato, Melli fuori per Voigtmann, gira palla Milano fino a Napier. E questa è un'azione da manuale per Milano. Barron sulla rollata di Heinz che poi si ferma, ancora per Barron, ancora per Heinz, al limite dell'infrazione dei passi, il pallone raccolto da Heinz, poi tira attorno all'arco, poi si ferma, rientra bene Cordinier su di lui, ancora Scelz, arresta il tiro di Shevon Scelz. Sale Napier, marcato a vista da Paiola, gira sui piedi per Heinz, tira in allontanamento. Hall vuole mezzo campo per attaccare, da Tome esce dal blocco, tiro da tre! Voigtmann finta il tiro da tre, Schengelia però non abbocca, ancora Heinz consegnato per Napier, fa saltare due uomini, stavolta Voigtmann tira perché solo! Costringe la difesa a fare scelte diverse. Da Tome va fino in fondo, scarica per Hall! Ed è la seconda schiacciata nel match. Sì, ha fatto quelle finte di corpo, sì, veramente sì, ha disorientato Hall, che non è proprio l'ultimo arrivato, mentre Heinz non è nemmeno questo l'ultimo arrivato. Sbaglia il secondo, spazza via tutto Melli, va a prendere il pallone sul ferro, si fa sentire il forum, gran finale di match, una partita che meritava questo finale. Scelz la finta, si alza per il tiro da tre, Scelz! Hackett si disinteressa di Devon Hall, la rimessa, arriva ball. Melli dalla lunetta, buono il primo per dare il possesso pieno di vantaggio, così è infatti. Attenzione, Bologna può andare per l'ultimo tiro da tre, per impattare il match, 3 secondi, va Hackett, Teodosic si alza da tre, vince Milano!